un inno alla primavera, fiori, colori, aria nuova. Questo raccontano i dipinti finalisti del concorso 50 e più di prosa, poesia, pittura e fotografia. A dirlo è Duccio Trombadori, pittore e critico d'arte, componente della giuria del concorso 50 e più 2020. Le opere di quest'anno, degli autori che ho visionato, alcuni non conosciuti, ad altri vecchie conoscenze, perché da tanti anni operano e si fanno vedere con le loro opere al premio, sono una conferma della sensibilità con cui ci si dedica a quest'arte nobile, che è l'arte della pittura, e che ripropone anche in una stagione piuttosto complicata come quella che stiamo attraversando, una serie di tematiche sentimentali. La pittura si dice che è specchio dell'anima e l'anima dei partecipanti si è riflessa anche quest'anno in modo puntuale in tanti soggetti, dal paesaggio alla natura morta, alla figura femminile soprattutto, sia nel dolore che nella gioia, nella manifestazione di un bisogno di primavera. Sarà forse proprio il fatto che c'è stata questa terribile, drammatica esperienza della distanza, del non potersi contattare. La reazione delle persone è stata quella di fare una specie di inno alla primavera e alla gioventù. Fiori, profumi, aria di nuovo. E questo mi ha dato veramente un senso di slancio e di ottimismo. Quest'anno non è stato possibile ammirare dal vivo le opere in mostra. Cosa ha comportato questa distanza? E che non ho potuto avere il piacere di avere il contatto umano, di vedere le opere nella loro freschezza e spontaneità, che si testimoniano anche attraverso, diciamo, questa distanza telematica, che pur essendo qualcosa di virtuale, riesce a diventare comunque comunicazione. Ecco il consiglio a chi scopre o riscopre la pittura in tarda età. Penso che la pittura sia una forma di espressione diretta, spontanea, il più possibile affidarsi a un istinto che naturalmente va educato, ma non troppo. Riuscire ad effettuare questa connessione tra come si sente dentro e quello che riusciamo a mettere insieme sulla tela dipinto è il vero segreto della pittura. Il pittore deve sentire dentro di sé che quello che ha realizzato gli piace e lo soddisfa profondamente. E quando questo c'è tutto.